Esamineremo tre argomenti importanti che si collegano con le fonti del diritto. Le norme supernazionali, poi abbiamo i problemi della giurisprudenza e infine la consuetudine o l'uso. Sono tre argomenti che devono essere esaminati distintamente. E iniziamo con le norme supernazionali. Come indica la stessa parola, sono quelle regole, quelle norme che non hanno efficacia soltanto nell'ambito nazionale, quindi di uno Stato, bensì di più Stati. È il fenomeno grande e lento della unificazione europea, dove questi problemi stanno lentamente trovando attuazione. Si potrebbe paragonare questo movimento giuridico ad una piramide, dove vediamo che lentamente si stanno assestando i macigni che avevano formato le piramidi egiziane e più o meno la struttura sembra ricordare questa figura geometrica. Perché? Perché le norme supranazionali dominano sulle norme statali, nazionali. Quindi le norme supranazionali sono quelle norme che vincolano gli stati, disciplinano i loro rapporti e incidono anche sulle situazioni giuridiche di coloro che vivono negli stati stessi. Queste norme tecniche, in parte aride, sono la testimonianza della sostituzione ancora in corso dell'autorità degli stati nazionali con un'autorità sovranazionale. Bisogna però fare una distinzione. Come si distinguono le norme supernazionali dalle dichiarazioni internazionali con significato morale e politico? La distinzione è molto importante perché queste dichiarazioni internazionali hanno soltanto un significato nobile, ma morale, politico e morale, e sono sottoscritte dagli stati, però non sempre viene data attuazione, ma sono molto importanti dal punto di vista ideale e morale. Si pensi ad esempio alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948, quindi abbiamo la stessa data della Costituzione, la Convenzione europea per la salvaguardia, cioè la difesa dei diritti dell'uomo e del cittadino nel 1954. Gli stati si sono impegnati a sviluppare nella loro legislazione i valori contenuti in questi documenti. Però bisogna dire che a parte l'alto significato ideale, queste dichiarazioni non hanno attualmente efficacia diretta di fonti del diritto. Possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione, ma in realtà sono dei primi passi per poter giungere in seguito ad una fusione anche di regole giuridiche supernazionali. Attualmente le norme supernazionali ci sono, ma sono anche un po' difettose, perché abbiamo i regolamenti europei, le direttive e le raccomandazioni. Iniziamo dai regolamenti. Cosa sono i regolamenti della Comunità Europea? Questi regolamenti sono norme giuridiche che hanno, o meglio, avrebbero dovuto avere un'efficacia diretta e immediata nell'ordinamento dei singoli stati. Era l'obiettivo a cui si voleva pervenire da parte di coloro che volevano attuare subito questa comunità europea anche dal punto di vista politico. Questi chiamati regolamenti avrebbero dovuto avere un'efficacia diretta e immediata anche nei rapporti giuridici stabiliti tra le singole persone o i singoli enti nell'ambito degli stati. Attenzione. Regolamenti. Questi regolamenti della Comunità Europea non devono essere confusi con i regolamenti, norme secondarie,
del diritto interno italiano. Questo è un punto importante. Come si distinguono dai regolamenti di diritto interno italiano? I regolamenti del diritto interno italiano sono dei regolamenti che fanno parte del sistema normativo dello Stato nazionale e sono i regolamenti sottoposti alla legge. Pensiamo ai regolamenti di esecuzione, ai regolamenti anche di integrazione. Invece i regolamenti della Comunità Europea sono qualcosa di superiore, però bisogna dire che li hanno stabiliti ma non sono stati attuati. Avrebbero avuto un'importanza notevolissima, perché se vi fosse un contrasto tra una legge dello Stato e una disposizione del regolamento dell'Unione Europea, è quest'ultimo che sarebbe dovuto prevalere. Quindi questi regolamenti dell'Unione Europea sono stati stabiliti, ma allo stato attuale, siccome non c'è questa unione politica e giuridica così forte, praticamente è come se non vi fossero. Il punto importante, lo ripeto, non bisogna confondere i regolamenti della Comunità Europea, norme importantissime che ancora non sono efficaci, non sono state attuate, e i regolamenti, norme che fanno parte, sottoposte alla legge e sulla base delle norme, per esempio dell'articolo 4 delle disposizioni sulla legge in generale, che fanno vedere gli interventi normativi del potere esecutivo su problemi e su aspetti di dettaglio. Oltre a questi regolamenti, c'è un altro aspetto che deve essere preso in considerazione, e questo è più rilevante perché è attuale: le direttive della Comunità Europea. Cosa sono le direttive della Comunità Europea? Le direttive sono norme giuridiche che, per acquistare efficacia nell'ambito dei territori dei singoli stati, devono essere recepite dai singoli stati, riprese, approvate, recepite o con legge o con regolamento. Vi è però un problema. Esse devono essere recepite dai singoli stati? Questo è il grosso problema delle direttive dell'Unione Europea, perché i singoli stati hanno sempre voluto mantenere quella loro forma residuale di sovranità. E quindi questo recepimento delle direttive dell'Unione Europea deve avvenire, però dobbiamo notare che può avvenire a distanza di tempo e in molti casi le leggi dei vari stati non hanno ancora applicato completamente queste direttive. Si deve notare anche una certa resistenza da parte di alcuni stati a recepire, a fare proprie alcune di queste direttive. Altra indicazione normativa, però più blanda, è costituita dalle raccomandazioni della Comunità Europea. Cosa sono le raccomandazioni della Comunità Europea? Le raccomandazioni, come dice la stessa parola, dove si raccomanda, non si ordina, bensì si esorta, non sono vere e proprie fonti del diritto. Esse sono indicazioni, esortazioni, affinché i singoli stati assumano un determinato atteggiamento e possano uniformare la loro legislazione alle regole comunitarie espresse nelle direttive. Quindi sono dei consigli intensi, ma nulla di più, anche perché molti stati sentono queste raccomandazioni, ma non vi danno attuazione. Quindi, per quanto concerne le norme supranazionali, concludendo, siamo in una fase ancora imprecisa, incompleta. Abbiamo queste norme dei cosiddetti regolamenti dell'Unione Europea che sarebbero stati molto incisivi, ma che no, allo stato attuale non hanno questa efficacia. Le direttive, che però devono essere riprese, recepite, e le raccomandazioni. Tutto questo ci porta a un discorso dell'intervento notevole della giurisprudenza in questo grande movimento che può essere paragonato a un movimento di marea, quindi inarrestabile, lento ma inarrestabile, di questa unificazione europea.
la posizione della giurisprudenza. Cosa hanno stabilito i giudici e che importanza hanno determinato per questo fenomeno veramente grandioso della unificazione europea? Cos'è la funzione giurisdizionale? La funzione giurisdizionale, come dice la parola stessa, è la funzione di stabilire il jus, cioè il diritto, l'applicazione delle regole. E questa grande competenza è stabilita dalla giurisprudenza, dove ci sono da fermare dove vi è da fermare l'attenzione sulla parola stessa, prudenza, giurisprudenza, prudenza del diritto, dove l'aspetto giuridico è guardato nel senso sì solenne, ma anche di quella cautela, la prudenza del diritto, anche perché quello che viene stabilito dai giudici si ritiene che sia la verità giuridica. Non è la verità assoluta, si presume la verità assoluta, però è certamente molto importante, anche perché è l'applicazione concreta del diritto nei singoli casi, rappresenta il diritto vivente. Insomma, le leggi sono una serie di parole che sono collocate assieme con l'autorità della forza, però poi diventano diritto vivente attraverso l'interpretazione e l'applicazione della giurisprudenza. C'è una frase molto importante di Montesquieu sulla funzione del giudice. Il giudice dovrebbe essere la bocca della legge. Il giudice, secondo Montesquieu, è la bocca della legge? La frase è molto impegnativa perché fa vedere che il giudice è l'espressione, è il tramite di quanto afferma la legge. Ma in realtà la lucida intuizione di Montesquieu dovrebbe essere completata, perché la giurisprudenza non è soltanto l'espressione, il tramite, la trasmissione di quanto ha detto la legge, la bocca della legge. Noi abbiamo nella giurisprudenza, sia nell'interpretazione che nell'applicazione, una funzione quasi creatrice del diritto. Vi sono dei casi in cui il giudice, interpretando la legge, non si limita ad essere la bocca della legge, fa qualcosa di più, perché interpreta, vede, guarda le finalità e poi, tenendo conto che gli orientamenti costanti della magistratura sono poi recepiti e inseriti in norme legislative. Abbiamo quindi questo fenomeno che può essere paragonato al fenomeno meteorologico della pioggia, che cade, viene assorbita dalla terra, poi con l'evaporazione di nuovo dalla terra attraverso le nuvole si riprende questo ciclo. Il paragone è ovviamente limitato e può essere anche banale, però noi vediamo che la giurisprudenza recepisce queste che sono le tendenze. È sì la bocca della legge, ma legge che viene a essere interpretata, e vi sono anche un'attività che è in parte creatrice, perché la funzione del giudice non è soltanto quella di stabilire un determinato caso concreto applicato alla legge, indica come deve essere interpretata la legge. C'è una funzione normativa, il giudice non è legislatore, non dovrebbe essere legislatore, ricordiamo la separazione dei poteri di Montesquieu, però svolge una funzione che è vicina a quella creatrice del diritto. Questa espressione della funzione creatrice del diritto, del giudice, è espresso con un termine complicatissimo. Si chiama funzione nomofilattica della giurisprudenza. La parola è ripresa dall'antica lingua greca e che fa vedere come la Corte di Cassazione, che è quella che stabilisce i principi e mantiene l'unità del diritto nazionale, svolge questa funzione chiamata nomofilattica, diciamo funzione creatrice in parte del diritto. Non si sostituisce al legislatore, però lo integra sulla base del dato concreto. Quindi noi vediamo che vi è questo aspetto importante della giurisprudenza italiana,
in coerenza con il movimento economico e politico europeo che tende, qualunque cosa ci sia in contrario, verso l'unità, si sta affermando anche una giurisprudenza europea. Quindi c'è una giurisprudenza italiana, ma che svolge questa funzione di unione da parte dei giudici della Comunità Europea. Come è composta la giurisprudenza europea? Vi è una giurisprudenza internazionale che giudica in via generale gli stati ed i cittadini? La risposta che bisogna dare per questa giurisprudenza internazionale su tutti i vari casi è negativa. Non abbiamo ancora un tribunale internazionale che possa giudicare soltanto su determinati reati o che riguardi tutti i cittadini. Questo ancora non c'è, è stato fatto nel passato, pensiamo al tribunale di Norimberga, oppure ma allo stato attuale noi abbiamo vari gradi di giudici che però sono limitati a problemi di carattere particolare. Esempio, noi abbiamo la Corte Penale Internazionale con sede all'Aia che giudica su violazioni di regole o accordi sottoscritti dai vari stati. Non c'è però un tribunale internazionale competente a giudicare in via generale gli stati e i cittadini che hanno violato delle regole di diritto. I drammatici avvenimenti che si svolgono in questi giorni, di cui si è evocata la possibilità di un tribunale internazionale, urtano contro il fatto che allo stato attuale noi non abbiamo questo tribunale internazionale generale. Vi sono però, per esempio, la Corte di Strasburgo giudica sulla violazione dei diritti umani, ma però ancora non c'è un riconoscimento generale di tale giudice. Questo fa vedere due cose. Da un lato l'importanza della giurisprudenza che diventa il diritto vivente, l'applicazione concreta e reale per tutti i problemi che vi possano essere. Oltre a questa importanza, la difficoltà di stabilire delle regole unitarie. Oggi noi abbiamo, nello Stato nazionale, si è formato in Italia dal 1861. Per quanto concerne la Comunità Economica Europea, si è cominciato nel 1900 a vedere questo movimento di fusione. Ancora oggi noi abbiamo questa tendenza, questo movimento che però non si è ancora realizzato e noi non abbiamo nell'ambito europeo una unione economica in parte, politica no, non ancora. Ci sono alcuni punti di contatto come se fossero dei nodi di un tappeto che indicano quelli che sono gli aspetti essenziali. Certo è che la giurisprudenza, con tutti i limiti che essa ha, costituisce un aspetto importante, perché fa rendere vivo il diritto che di per sé è un insieme di parole, fa vedere anche la forza che c'è in queste parole e l'incidenza che queste parole hanno sui comportamenti degli uomini. Direi che questo aspetto era stato visto molto bene da parte degli antichi giuristi romani, che parlavano proprio dell'obbligo, delle obbligazioni che nascevano dalle parole, cioè dal vincolo che nasceva dalla parola. È vero che c'era poi l'imposizione con la forza, però l'obbligazione nasceva dalle parole stesse. Un altro punto importante che deve essere considerato sempre nell'ambito collegato con le fonti del diritto è l'uso o la consuetudine. Questa consuetudine indica un comportamento costante di alcuni soggetti che agiscono in un determinato modo con il convincimento di obbedire ad una regola di diritto. Cosa è la consuetudine? La consuetudine indica la stessa parola che un certo comportamento è consueto, cioè costante. E questo comportamento costante che viene ripetuto nel tempo crea una fonte di diritto. Facciamo un esempio molto semplice. Immaginiamo che per molti anni gli abitanti di una determinata cittadina abbiano fatto a piedi un determinato percorso per raggiungere il fiume.
o una sorgente. Questo passaggio continuo, questo sentiero che è stato effettuato mediante la consuetudine, indica proprio l'uso, questo aspetto, un comportamento costante. E questo comportamento fatto da queste persone che svolgevano che tracciavano questo sentiero, lo facevano implicitamente, ma con il convincimento che questa fosse una regola di diritto. Quindi la consuetudine nasce come fonte di diritto, naturalmente entro certi limiti. E c'è un'espressione molto significativa di questa consuetudine o uso, che è chiamato il diritto muto, perché queste consuetudini raramente sono state scritte, per lo più sono avvenute per l'uso continuo e costante. Però poi, per evitare anche varie confusioni in proposito, si è stabilito che la consuetudine o l'uso ha efficacia come fonte di diritto soltanto se è richiamata da una legge o da un regolamento. Quindi non che la legge o il regolamento stabilisca tutto il contenuto della consuetudine, bensì però si possa dire che in quella determinata zona per la raccolta del fieno si seguono queste regole ancora tradizionali che risalgono a tempo addietro. Ora, questo aspetto dell'uso o consuetudine noi lo troviamo in vari settori. Abbiamo per esempio le consuetudini costituzionali. Quando la consuetudine ha efficacia come fonte del diritto? La consuetudine ha efficacia come fonte del diritto quando è richiamata da una legge o da un regolamento. Questo è il punto importante. Quindi la consuetudine da sola no, deve essere richiamata, ripresa, riconosciuta da una legge o da un regolamento. Però vi sono vari tipi di consuetudini, quelle costituzionali, quelle amministrative, sulle quali possiamo fermare brevemente l'attenzione. Cosa sono le consuetudini costituzionali? Si sono verificate negli organi costituzionali dei comportamenti costanti che hanno creato queste consuetudini costituzionali e che riguardano proprio il comportamento costante degli organi costituzionali. Esempio, è consuetudine che il Presidente della Repubblica, in occasione di una crisi di governo e prima di affidare l'incarico di presiedere il governo ad una persona, senta il parere degli ex presidenti della Repubblica, degli ex presidenti del Consiglio, dei presidenti delle Camere e dei presidenti dei gruppi parlamentari. Questa è una consuetudine costituzionale, nobilissima, perché per prendere una decisione così importante come quella di affidare l'incarico di Presidente del Consiglio a una personalità politica o amministrativa, si sentono queste persone, pareri facoltativi, obbligatori, ma direi che è una consuetudine, non c'è una legge che stabilisce tutte queste cose. E quindi abbiamo le consuetudini costituzionali, ma non solo. Nel diritto amministrativo abbiamo le consuetudini amministrative. Cosa è la consuetudine amministrativa, detta anche prassi amministrativa? Sono quelle consuetudini amministrative che vi sono nell'ambito del diritto amministrativo e indicano il comportamento costante degli uffici che svolgono una determinata attività. E anche su questo punto questa consuetudine deve essere in armonia con quanto stabiliscono in via generale le leggi statali o anche i regolamenti. La consuetudine amministrativa assume anche il nome di prassi, cioè cosa che viene praticata in concreto da parte dei vari uffici. E questo, direi, mentre le consuetudini costituzionali riguardano alcuni comportamenti limitati, l'abbiamo visto per le crisi di governo, eccetera, le consuetudini amministrative o la prassi amministrativa sono molto importanti perché fanno vedere come il comportamento degli uffici segue determinate regole. La prassi amministrativa. Non che la prassi possa essere quasi un muro invalicabile.
anche perché la prassi non può essere in contrasto con quanto è previsto da leggi, statuti o regolamenti. Quindi la prassi può stabilire una serie di comportamenti, ma deve essere una prassi legittima. Questa materia della consuetudine, di cui adesso abbiamo visto le cose di carattere tradizionale, si è come risvegliata in questi ultimi tempi con la nuova determinazione dei cosiddetti usi civici, dove bisogna chiarire innanzitutto il significato della parola. Cosa sono gli usi civici? Con questo termine, usi civici, cioè uso rivolto in favore dei cittadini, si faceva riferimento a quegli usi o consuetudini di solidarietà sociale nati tempo addietro, fin dal Medioevo, per gli abitanti delle comunità, specialmente di montagna o di collina, e relativi all'uso comune di alcuni beni di necessità, per esempio l'uso comune della legna nei boschi demaniali, l'uso di poter prendere i funghi, l'uso di utilizzare il fieno. Tutto questo, che a noi forse può destare qualche sorriso, bisogna incardinarlo in quella che era la vita del Medioevo, dove questo uso della legna era necessario, importante, tenendo conto della vita che si svolgeva allora. Il cosiddetto legnatico, uso civico, era la possibilità delle persone di poter prendere la legna che serviva per scaldarsi o altro, però sempre fatto con attenzione. Quindi si prendeva la legna senza distruggere il bosco. Si prendevano quelle cose che potessero continuare l'uso. Lo stesso vale per l'uso dei funghi, il fungatico, l'uso del fieno, i prodotti della pesca nei torrenti, eccetera. Questi usi, che ripeto, oggi ci sono ancora, come vedremo, ma non con l'importanza di un tempo, avevano un significato nel passato, quando vi erano tempi di carestia, e l'uso di questi beni, specialmente quelli che potevano essere necessari per l'alimentazione, era un elemento di sostentamento di queste popolazioni, che si basavano proprio su questa solidarietà. E direi, ripeto ancora questo aspetto, vi era come una saggezza antica, perché si poteva sì prendere i frutti di determinati beni, ma senza distruggere il bene, cosa che invece in momenti successivi questo è avvenuto. Gli usi civici hanno avuto poi una storia di cui bisogna dare una breve indicazione, fino al 1927. La legge sulla liquidazione degli usi civici del 1927 non ha avuto attuazione se non parziale, ma nel 2017, con legge 168, si è ritenuto di sospendere queste liquidazioni e stabilire di nuovo i domini collettivi. È stata questa una valutazione positiva? Rispondo certamente, perché nel 1927, anche sotto l'impulso della speculazione edilizia di allora, si stabilì che questi usi civici dovessero essere eliminati. Si diceva roba da Medioevo, non servono più. E la legge del 1927 utilizzò una parola cruda per togliere questi usi civici. Dissero che dovevano essere liquidati, quindi proprio cancellati. Cosa è successo? Che l'eliminazione di questi usi civici è venuta in modo parziale e con molta lentezza. Prima da parte dello Stato, poi la competenza è passata alle regioni, ma anche qui con grande lentezza. Perché? Perché vi erano su questi boschi, o l'uso del fieno, o l'uso dei pesci, dei torrenti, eccetera, avevano ancora delle controversie legali che non erano state risolte, e controversie che sono durate anni, e quindi questi usi civici che dovevano essere liquidati in breve tempo non sono stati affatto liquidati, si è giunti a una situazione di compromesso.
Cosa è avvenuto poi? Che in anni più vicini a noi, nel 2017, si è avuto un ripensamento su queste liquidazioni e su queste forme di solidarietà sociale, che è vero che non ci sono più, almeno fino adesso, le carestie che c'erano nel Medioevo, però è una forma importante di vita comunitaria, dove la comunità vive in parte utilizzando i frutti di determinati beni senza distruggere il bene, cosa che talvolta invece con la speculazione edilizia è avvenuto. Quindi c'è stato un ripensamento in cui si è detto, cosa rara ma positiva, è sbagliato eliminare gli usi civici, liquidare gli usi civici. E quindi con una legge del 2017, numero 168, chiamata dei domini collettivi, cioè della proprietà collettiva, si è ripristinata di nuovo questa forma di solidarietà sociale basata sugli usi e sulle consuetudini. E quindi questi usi civici sono ritornati in vita con il nuovo nome dei domini collettivi, domini nel senso di proprietà. E direi che questa è stata una forma positiva di un ripensamento di una legge che voleva liquidare, cioè eliminare delle cose che invece erano positive. Positive, ripeto, per questo senso di solidarietà forte che si è mantenuto nel tempo. Devo anche aggiungere che la lentezza, il cambiamento di questi usi civici è dovuta dal fatto anche alla resistenza delle popolazioni di generazione in generazione che vedevano nell'uso di questi beni collettivi una forma di sicurezza, di sostentamento, di aiuto e direi di quella solidarietà sociale che trovava in questo senso una dimostrazione concreta e molto positiva.